nasce tondo, non muore quadrato. È così che risponde Mister Silvio Baldini a chi gli ricorda il famoso calcio nel sedere dato al suo collega Domenico Di Carlo, in un Parma Catania, quando l'allenatore della Carrarese sedeva sulla panchina degli Etnei. Troppo facile dire no, non lo rifarei, e troppo facile cadere nella banalità a cui molti attori di questo calcio ci hanno abituato. Mister Baldini risponde così perché sa che il calcio è composto di eventi, di momenti, e uno li vive per come è fatto e per come è dentro, e se dentro sei un anarchico e nutri una passione viscerale e conosci il tuo istinto, sai anche come rispondi a quegli eventi e a quei momenti. Anarchico, così si definisce Mister Baldini, che questo ideale lo tocca con mano allenando la Carrarese gratis, andando contro quel capitalismo che tanto odia nel mondo del pallone. Ma attenzione, non gli parlate di manifestazioni di massa o di scendere in piazza, perché non vuole essere il profeta di nessuno, né gli interessa di quello che fanno gli altri, e non potrebbe essere altrimenti, perché si basa su un ideale libertario fondato sull'autonomia e sulla libertà delle scelte degli individui. Degli altri gli interessa solo il rispetto, ed è per questo che ha scelto Carrara, perché come dice lui la squadra è in mano a imprenditori del marmo che lavorano alla cava e con operai che ogni giorno rischiano la vita, quindi con uomini che parlano la sua stessa lingua. Personaggio controverso, fuori dagli schemi, senza vie di mezzo né sfumature, ma che comunque ha cercato di sbarazzarsi di tutto ciò che non gli piaceva, al posto di girarsi dall'altra parte e far finta di non vedere.